con Ezio per quanto riguarda Bertolaso, non perdiamo energie andare contro a destra e sinistra, prendiamo di mira l'obiettivo della ricostruzione, che è quello che vede uniti tutti gli aquilani. Secondo luogo, questa partecipazione ora lunedì intanto non è stata determinata da lei, perché conosco una delle segretarie di Chiodi e quindi sapevo già da qualche giorno che saremmo stati invitati tutti quanti, associazione, comitati e così via. Mi sembra anche logico che sia stata richiesta una rappresentanza dei vari gruppi che poi riporta i gruppi, dato che il locale che ci accoglierà prevede un 200 persone. No, vediamo tutti i passaggi. A questo punto noi dobbiamo portare avanti con urgenza l'approvazione del che diceva Leonello, perché per la partecipazione poi dobbiamo intervenire nella fase successiva con i sindaci. Noi al comune presentiamo la partecipazione. Quindi, ripeto, mi sembra logico che sia stata richiesta la presenza, e l'ho apprezzata sinceramente, una presenza delle varie associazioni e dei vari comitati che devono riferire al contesto più ampio. Dopodiché, siccome dobbiamo essere sempre propositivi, fare l'host, lavorarci sopra, pretendere di partecipare come intendiamo noi con i comuni e arrivare da parte dei comuni ad avere una voce che sia la voce della cittadinanza di cui il comune è ente esponenziale. Cioè, sostanzialmente il mio discorso è questo: più che essere sempre in opposizione, cerchiamo di collaborare facendo vedere la nostra attenzione, la nostra capacità di affrontare problemi, e attraverso la partecipazione utilizziamo il comune, il nostro sindaco, ogni comunità il proprio sindaco, per arrivare all'obiettivo a cui miriamo.